Le esche siliconiche hanno stravolto la concezione di esche per la pesca a luccio. Oggi non esiste pescatore di pike che non ne possieda una copiosa scorta. Sostanzialmente, le soft bait da luccio sono di generose dimensioni, da un minimo di 15 a un massimo di 30 cm d'oltre e del peso variabile da 1 a 10 once. Possiamo recuperarle in maniera lineare o trainarle, ma dando il massimo rendimento quando vengono animate dal lavoro di canna del pescatore, che imprime un movimento dive and rise all'esca. Si distinguono principalmente in due tipi e due utilizzi, quelle per la traina, più pesanti, e quelle da lancio, decisamente più leggere. A dire il vero, il confine tra queste due tipologie è molto sottile e spesso, grazie alle canne con potenza elevata, è possibile lanciare anche esche molto pesanti pensate per la traina. Soft bait, ovvero le esche in gomma, sono le esche migliori da usare nel periodo invernale. Con giornate come oggi molto fredde e pesci molto profondi vanno benissimo soft bait come questi grossi shad. Il recupero più adatto per questo tipo di esche è un recupero così a colpetti. Mentre recuperiamo, con dei colpetti della canna verso l'alto riusciamo a imprimere un movimento su e giù all'esca. Possiamo usare degli shad grandi come questo, da 25 cm, molto pesanti, che vanno benissimo anche per la traina, oppure degli shad più piccoli se stiamo spinnando su acque basse. Invece, in caso di ostacoli sommersi, nel caso in cui abbiamo bisogno di un'esca anti-incaglio su ostacoli sommersi, possiamo optare per shad con teste piombate. Amo singolo, in maniera da avere un buon effetto anti-incaglio, almeno per quello che riguarda la parte bassa dell'esca. Consideriamo inoppugnabile il fatto che gli shad siano tra le esche più catturanti e più pratiche per la pesca del luccio. Vediamo come innescare un amo semplice con una parte piombata nella parte anteriore su un'esca così grande. Allora, questa è una colorazione tipo persico, con quindi una colorazione più visibile, e questa invece è una colorazione più naturale. Allora, la cosa principale è quella di prendere precisamente la lunghezza dell'amo fino all'inizio della curvatura e memorizzare quindi il punto di arrivo dell'amo. A questo punto possiamo operare due scelte. La prima è quella di innescarlo in maniera abbastanza superficiale, quindi verso il dorso dell'esca, nel caso volessimo un'apertura dell'amo più ampia, oppure un innesco più profondo nel caso invece volessimo un'apertura più anti-incaglio, ma ovviamente meno ampia. Operiamo per la prima ipotesi. Ecco qua, questo è un innesco con amo molto sporgente di tipo superficiale. Se pescassi dentro strutture molto molto difficili, quindi con molti rami, io userei questa montatura d'amo singolo, o addirittura con un pezzo di acciaio una montatura d'amo singolo con la punta dell'amo coperta da queste mollettine d'acciaio che diventano anti-incaglio.
Adriano, spiegaci bene come funziona questa tua modifica. La modifica è stata messa su quest'esca, che è un'esca molto grossa e molto pesante e quindi facilmente soggetta, quando prendiamo un luccio, a fare leva col suo stesso peso per sganciare e slamare il pesce. Con questo sistema abbiamo invece l'esca completamente separata dalla bocca del pesce. Il pesce, saltando, si muove, ma non può mai sfruttare il peso dell'esca. Vediamo, Adriano, come sta messa e quindi come è innescata, sì, prima dello sgancio. Allora, l'esca in pesca. Eccola qui, funziona così. L'amo rimane sempre in posizione, così ti fa passare un filo di fluorocarbon da 120 mm 20 mm 30 di diametro. Non andrei al di sotto, vero? Questo è un 130 libbre, per stare sicuri. Si fa un anello e si blocca con un crimp. Quando il luccio mangia, sgancia e l'esca rimane libera, in maniera che il luccio è libero di saltare e agitarsi come vuole, ma non può sfruttare mai il peso dell'esca. Ok, anche le torsioni sono ammortizzate. In questo caso, per sicurezza, abbiamo messo oltre al cavetto anche una girella per migliorare ancora di più la mobilità, visto che l'esca è molto pesante, sono più di 300 grammi d'esca. Però su esche un pochino più piccole si può utilizzare anche solamente il filo di fluorocarbon, così.